Amici di contatto, arriviamo da Ottica Auriemma per un format tutto nuovo, The Perfect Couple. Chi sarà la coppia migliore? Decidiamolo insieme. Gli amici di contatto per la prima selezione di The Perfect Couple, qui quest'oggi a Ottica Auriemma anche Enzo D'Elia. Buonasera. Buonasera e complimenti per questa iniziativa. E io sono stato invitato dal presidente. Però so che ha portato qui quest'oggi anche un regalo, giusto a Mimmo? Sì, a Mimmo ha portato un regalo perché il presidente ha omaggiato a De Crescenzo un paio di occhiali di cui lui è fiero e li porta con molto piacere, perché dice che l'ha ringiovanito finalmente. Quindi mi ha mandato come saffetta a portargli un regalo, il suo nuovo libro che si chiama Garibaldi era comunista. È un libro praticamente di storia, parla di personaggi storici, lui come ha fatto con i filosofi, ha avuto un successo mondiale sia in Germania, in America, in tutto il mondo sono stati tradotti. E così sta iniziando con la storia, con un titolo accattivante: Garibaldi era comunista. Mimmo, sei contento di questo regalo? Sono contentissimo. Innanzitutto, nella vita vi ho incontrato una persona come Vincenzo D'Elia che per me ha fatto tantissimo e mi ha promesso che farà ancora di più. È vero questo, Vincenzo? È un bravo professionista. Poi io ho conosciuto Mimmo attraverso amici comuni e quindi abbiamo subito familiarizzato, perché abbiamo trovato in comune le affinità. Tra l'altro il dottor D'Elia è un salernitano, comunque abbiamo le origini del sud e siamo quelle persone che ci siamo spostati e abbiamo trovato un gran successo nella nostra vita. Chiaramente lui mi può dare ancora tanti insegnamenti che io possa migliorare. Ci tengo a precisare una cosa: il dottor D'Elia è la prima persona in assoluto che porta il primo occhiale realizzato del mio nuovo marchio, che si chiama Sida Style. Facciamolo vedere. Ecco, così ci vedo meglio. Ecco. Veramente è stupendo. Tutta un'altra visuale. Grazie. Ottica. Grazie. Enzo, so che stai facendo anche una cosa molto molto carina a Positano, vero? Di cosa si tratta? Sì, c'è una rassegna. Infatti sono qua di passaggio perché adesso arriva Tornatore, perché stasera dobbiamo presentare il suo libro che ho pubblicato io insieme a Rosi Tornatore. È un libro sul cinematografo praticamente. E lo presenteremo a Positano con anche Collina Wertmüller questa sera. Io la ringrazio, dottor Enzo D'Elia. Noi ci becchiamo dopo per l'intervista. Nel frattempo facciamo un saluto ai nostri telespettatori di Contatto Televisione. Dito indice accanto al mio. Ciao, Contatto. Gli amici di Contatto l'avrete sicuramente riconosciuto, Gianluca Di Gennaro, oggi qui a Ottica Auriemma per The Perfect Couple. Buonasera. Buonasera a voi. Come Ciao. Stai? Tutto bene. Abbiamo quasi finito, stiamo finendo le selezioni, tutto bene. Oggi leader della tua squadra, come la vedi questa squadra? C'è un po' di tutto, assolutamente positivi. Ci sono molti visi interessanti, molte personalità interessanti, perché comunque stiamo valutando un po' in generale, quindi tutto bene. Cosa deve avere un ragazzo, un giovane per fare carriera in questo ambiente?
Ma innanzitutto, vabbè, qua ci stiamo occupando un po' di tutto, di moda, di recitazione e quant'altro. In generale, diciamo, bisogna essere il più semplici possibile, poi cercare di essere poco costruiti. Va benissimo, io ti ringrazio, grazie mille. Noi ci salutiamo, il nostro saluto è con il dito indice e al mio tre insieme facciamo contatto. Vai. Uno, due, tre. Contatto. Gli amici di contatto l'abbiamo vista nei Cesaroni e anche in altri film. Roberta Scardola, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Come stai? Bene, molto bene. Presentatrice di questo fantastico concorso, come ti senti? Li hai visti i giovani, tutti emozionati, come li vedi? È bello perché ogni persona è diversa, quindi c'è quello che entra a testa bassa, quello che devi un attimo fargli delle domande per farlo aprire, c'è quello invece che è più spavaldo, spigliato, estroverso, quindi questo è il bello del concorso. Poi mi sento un po' a casa qui da Mimma Oriemma, quindi mi riesce tutto più semplice. Un ragazzo che vuole intraprendere la strada dello spettacolo, cosa devi avere? C'è poca meritocrazia, quindi sarei ipocrita a dire è tutto facile, è tutto bello, è un mondo di luci, di splendore. No, non è così, non è assolutamente così. Non è così. E mi piacerebbe anche dire devi avere un talento enorme e studiare allora, tantissimo. Cambiamo la domanda, un tuo consiglio? Un consiglio, bisogna essere sempre se stessi e rialzarsi dopo i tanti no che arriveranno, perché poi prima o poi incontrerete un sì e quel sì sarà graditissimo e ti riaprirà un mondo. Secondo te esiste la coppia perfetta? Non lo so se esiste la coppia perfetta, esiste la persona perfetta, è difficile da trovare per quanto riguarda l'amore. Per quanto riguarda questo reality, The Perfect Couple, la coppia perfetta deve essere brava a diventarlo, nel senso deve accettare i limiti dell'altro, deve imparare a conoscerlo, deve imparare magari a spronarlo o a frenarlo. Ci affidiamo allora nelle mani dei giudici? Naturalmente, sono preparatissimi e anche molto simpatici. Ogni tanto si perdono in battutine, io li vado a riprendere. Sono stati anche un po' cattivelli, però ci sono io che mi metto dalla parte dei ragazzi, perché ogni tanto mi fanno tenerezza un pochino. Tipo mamma. Beh, oddio, mamma tipo non sorella per... grande. Sì, sono una sorella, mamma una sorella. Non lo sono, come una sorella grande, sì. Noi ci salutiamo, Roberta, ti ringrazio. Grazie. Facciamo il nostro saluto che è col dito indice al mio tre, ciao contatto. Uno, due, tre. Ciao, contatto. Gli amici di contatto, il primo giudice di questa fantastica gara The Perfect Couple, Lucia Cirillo, ciao. Ciao amici di contatto, ciao. Come stai? Benissimo, anche oggi è una bellissima giornata, c'è stato quindi il primo casting, tra poco avremo i risultati e è stato veramente un gran successo. Sì, è andato sicuramente oltre le nostre aspettative, non ci aspettavamo tutti questi ragazzi, quindi questo significa anche che c'è un desiderio dei giovani comunque di darsi da fare, quindi questa è una cosa importantissima soprattutto per la valorizzazione del talento. Hai visto persone particolari già oggi? Sì, abbiamo notato 2-3 volti da televisione per quanto riguarda i ragazzi e alcune ragazze hanno un fisico colpito veramente per le passerelle di Milano, quindi è stato veramente difficile. Ci sono i presupposti? Sì, i presupposti ci sono, speriamo che vada tutto bene, insomma. Va benissimo, un tuo consiglio per tutti quei ragazzi che vogliono intraprendere questa strada? Essere se stessi, secondo me è il consiglio migliore, anche perché oggi si tende molto a imitare i modelli della televisione. Credo che essere se stessi sia la miglior arma per avere veramente successo. Ascoltate questo consiglio allora. Grazie mille Lucia, noi ci salutiamo. Facciamo il nostro saluto che è col dito indice al mio tre, ciao contatto. Uno, due, tre. Ciao contatto. Gli amici di contatto, finalmente ce l'ho fatta, ho vinto io, non sto scherzando, mi sono autoincoronata come Carlo Maio in realtà. Però voi continuate a guardare perché dobbiamo ancora scoprire qual è la coppia perfetta. Ciao contatto. 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 Ciao contatto. Ciao contatto. Ciao contatto. Ciao contatto.
con l'ideatore e l'organizzatore di The Perfect Couple, Mimmo Auriemma. Buonasera ragazzi, buonasera. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Come sta andando questa prima selezione? Molto molto bene, ragazzi molto entusiasti sia del reality sia di come è stato organizzato il tutto, quindi ne approfitto per ringraziare tutto lo staff che mi ha dato una mano. E poi tutto nasce perché noi dobbiamo far conoscere la nuova linea di occhiali Sida Style. Questo prodotto made in Italy, dobbiamo dirlo, è la qualità veramente. Guarda, garanzia. Ti mostro cosa significa made in Italy, qualche cosa di eccezionale. Guarda, un prodotto made in Italy, puoi fare questo, puoi fare quest'altro, l'occhiale non si rompe. Dell'occhiale realizzato tutto interamente a mano con prodotti solo italiani, con lastre italiane e da produttori italiani. E si vedono soprattutto solamente nei tuoi negozi? Al momento nei miei negozi, a settembre partirà la distribuzione per su tutto il territorio italiano. Allora, parliamo un poco di questo fantastico concorso. Hai già visto qualche ragazzo che più ti piace? Io ho visto sia qualche ragazzo che qualche ragazza che merita sicuramente di andare avanti ed arrivare alla finale. Adesso sta tutto a Gianluca a dare la sentenza finale. Certo, il giudice. Ma senti, un'informazione per tutte quelle persone, quei ragazzi che non hanno ancora partecipato e vogliono partecipare, come possono fare? Allora, i ragazzi che ancora devono partecipare, lunedì 15 sempre qui ad Afragola presso il Salone Parrucchieri faremo un'altra tappa. Poi al free time, il 20, il free time dal nostro mitico amico Daniele, faremo in questo meraviglioso parco acquatico un'altra tappa. Un'altra la faremo il 23 sempre di luglio alla concessionaria Capitelli a Napoli. C'è da dire, scusami se ti interrompo, che coloro che adesso non saranno stati selezionati potranno ripresentarsi alle altre tappe dove ci saranno altri giudici, altri leader e avranno ancora altre tre possibilità di farlo. Per il ripescaggio, quindi. Perfetto. Vogliamo quindi lasciare qualche contatto e qualche infoline? Certo, allora aggiungete la pagina Facebook The Perfect Couple, lì troverete tutte le informazioni dove manderete la vostra email e avrete il regolamento per partecipare. Il premio della coppia vincente è il fatidico contratto di lavoro con l'agenzia. Tanto atteso da tanti ragazzi, soprattutto al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi. Noi formeremo prima di arrivare alla finalissima con un corso di portamento, con un corso di lingue, con una formazione per farli entrare in questo meraviglioso mondo. Va bene, non c'è da aggiungere altro, devono venire qui tutti quei ragazzi che hanno voglia di intraprendere una strada in questo settore. Certo. E noi ci salutiamo e restiamo sempre in contatto.